peso della storia di quella frazione, di quel quartiere, sia negli aspetti positivi e quindi nelle cose che sono state richiamate nei tanti interventi e mi hanno anche preceduto, la vitalità delle associazioni. Devo anche dire, ecco, molto trasversali e di tutti i tipi, perché conosciamo che uno dei principali centri propulsori culturali e sociali della frazione è stato per anni Renzo Fanfani e tutte le attività che sono ruotate attorno alla chiesa, quindi, come dire, non mi pare che ci sia da questo punto di vista uno sguardo monodirezionale o che tiene conto di un solo punto di vista. Altrettanto però siamo consapevoli che la storia di quel quartiere e di quella frazione ha dentro di sé anche degli elementi stratificati di negatività e mi pare che siano stati anche richiamati. Quindi andare a discutere di questa variante significa prima di tutto leggere quelle che le diverse trasformazioni sociali, umane e demografiche che ci sono state su quel quartiere, dove ci hanno condotto fino ad oggi. Ci hanno condotto ad un quartiere, ad una frazione che ha indubbiamente bisogno di rafforzare il più possibile quei centri, che io la dico così, poi troviamo un termine ci convince di più tutti, quei centri che vanno a riequilibrare un'armonia e una coesione, una vivibilità. C'è la chiesa, c'è la casa del popolo, c'è il centro giovani, noi pensiamo che ci debba essere, ci sia anche le attività del mercato ortofrutticolo con quello che verrà fuori finito il percorso di partecipazione, e che tutto questo non è un aprire improvvisamente gli occhi su una frazione dimenticata dagli uomini, o da Dio, io direi dagli uomini, per anni ed anni, vista la discussione che si faceva fuori, ma che è il proseguimento di un intervento, consapevoli che le leve vanno anche giostrate nel più e nel meno rispetto agli obiettivi che ci si pone. È una variante, quindi, una variante all'interno della quale troviamo anche la volontà di andare a inserire degli elementi di riappropriazione degli spazi pubblici da parte di chi ci vive, perché non tutti c'eravamo all'inizio quando l'architetto ci faceva vedere come finite, diciamo, gli interventi di urbanizzazione dovrebbe venire fuori gli spazi a verde, l'illuminazione eccetera eccetera, che evidentemente sono tutte cose che vanno anche a cercare di risolvere e di migliorare una situazione. Ecco, di tutto questo però l'aspetto che poi ha anche occupato maggiormente la riflessione dei gruppi di maggioranza, del Partito Democratico in particolare, è stato proprio quello che poi in realtà il consigliere Giacomelli ha liquidato in una battuta: noi siamo contro la cementificazione, per questo si vota contro, però io ci tengo a riprenderlo, perché la discussione, se fosse più o meno opportuno, pur consapevoli dei vantaggi che questo porterebbe, quindi non è che siamo fuori dal mondo, se fosse più o meno opportuno effettivamente andare a realizzare in quel determinato spazio, così come disegnato anche nelle carte che abbiamo visto all'inizio, quel carico abitativo, che sia sociale o che non sia sociale, da questo punto di vista mi interessa poco, ma non, ecco, perché non capisco l'importanza dell'intervento sociale, ma perché fa un ragionamento che dice: siccome prima di tutto, se si vuole pianificare e se ci si assume l'onere di fare scelte urbanistiche, lo si fa anche perché consapevoli che questo è uno strumento con cui si può mettere un freno a una crescita che, se la si lascia per conto suo, tendenzialmente ci consegna un paesaggio, un territorio, lo dico una parola sola, più brutto. Quindi se lo si fa con l'obiettivo di mettere un freno a questo, bisogna anche domandarsi se effettivamente ci sia necessità di andare a fare quegli interventi di edilizia. Però mi pare che l'intervento del sindaco da questo punto di vista ci abbia anche tolto qualche dubbio in più, perché la riflessione, se poi effettivamente dovremmo farli lì o se trovare soluzioni diverse, è a tuttora aperta, e su questo credo abbia detto bene il consigliere Cavallini, sarà anche indispensabile tornare nuovamente a interessare la discussione della frazione e del quartiere. Terza ed ultima considerazione: io penso che se abbiamo un'idea che sta
al fondo di quello che abbiamo approvato la settimana scorsa, di ciò che approviamo stasera, quindi mi riferisco alla variante di Via Piovola e a quella di stasera, non è un'idea schizofrenica. Qualcuno diceva da una parte ci avete messo troppo, da quest'altra siete stati veloci, qualcun altro il contrario, di là non gli dovevate dare risposta a questa, se voi l'avessi fatta prima si sarebbe stati più contenti. Ecco, io provo a dire in due parole perché invece secondo noi queste due cose non solo non stanno in contraddizione ma si tengono in un'idea di sviluppo della città. Le due cose che sono anche, come dire, fondanti della nostra tradizione di governo, questo ci tengo a sottolinearlo, empolese come toscana, non solo empolese, tenere insieme sviluppo e coesione sociale. Queste sono le due cose che da sempre troverete, io spero continuerete a trovare nel passato di un governo di centrosinistra nella nostra regione, nella nostra città, e che io dico spero continueremo a trovare, perché se c'è una differenza profonda di come da nord a sud del paese poi queste due questioni si sono sviluppate, c'è nella misura in cui nel nord del nostro paese tra lo Stato e il mercato è stato molto più il mercato a marcare il progresso di quelle comunità, al sud è stato molto più lo Stato spesso non a marcare il progresso ma a marcare l'involuzione di quelle comunità, ciò che abbiamo realizzato al centro della nostra Italia e che noi teniamo a voler mantenere è esattamente l'equilibrio tra questi due aspetti. Allora, se da una parte pensiamo che aver dato risposta a quelle aziende su Via Piovola e su quel tipo di sviluppo a quella cifra, altrettanto crediamo che la discussione che si fa stasera e che ruota attorno, ci tengo a dirlo e non credo nessuno di noi si sia nemmeno vergognato a dirlo, e che ruota anche attorno alle esigenze di consolidamento e di crescita della Casa del Popolo, non solo non è indicibile, ma una marcata cifra di come determinate attività spontanee che sono sorte nel nostro territorio, noi ci teniamo che continuano ad esserci e a fare ancora, come dire, il proprio dovere in termini di socializzazione e di aggregazione. Non sono le uniche, non lo pensiamo e teniamo di conto di tutte quelle che sorgono, ma sono tra queste, non sono un'altra cosa da questo. Quindi questo, ecco, mi scuso se vi ho anche un po' riportato un pezzo di dibattito che c'è stato al nostro interno, ma credo fosse utile anche per dire che le sollecitazioni di approfondimento e forse di una discussione più condivisa da tutti nell'agenda in materia d'urbanistica sono esigenze condivise credo da tutto il Consiglio Comunale, quindi senza distinzione tra maggioranza o minoranze. Fermo restando, e chiudo su questo, che naturalmente per quanto ci riguarda non sono la delega dell'urbanistica in questo momento è saldamente nelle mani del sindaco, che ha tutti i diritti di esercitarla, insomma, non succede solo ad Empoli, mi pare che sia una cosa che può capitare in qualunque comune, e la dico anche qui con estrema franchezza, proprio perché ci si avvia ad una stagione di grande ridefinizione e di scelte fondamentali, io credo che sia garanzia per tutti noi se questa discussione continuiamo a farla avendo come elemento di riferimento la persona che all'interno di questo nostro consiglio comunale ha ricevuto il mandato più alto da parte dei nostri cittadini a rappresentarci tutti e a governare. Grazie. Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito. Dichiarazione di voto. Prego, consiglieri. Bini. Sì, grazie Presidente. La nostra dichiarazione di voto è relativamente semplice perché mi pare che tutti qui dentro si sia convenuti sul fatto che quell'intervento è un intervento che sicuramente risolve un problema critico di quell'area, un problema storicamente determinatosi per tutta una serie di ritardi da parte dell'amministrazione, da parte di anche degli operatori del settore, e noi crediamo che sicuramente questo intervento di questa variante che noi votiamo stasera sicuramente, come dire, snellisce tutta una serie di procedure, quantomeno uscendo fuori da quello che era un piano urbanistico attuativo, e quindi facilita il recupero dell'area, su cui noi siamo
pienamente in linea con l'amministrazione, come dire, sottoscrivo le parole che usava Sandro nell'intervento e che poi anche altri consiglieri, soprattutto di maggioranza, hanno usato. Come dire, ci trova un po' più come dire, in difficoltà il fatto che tutto questo appunto avvenga tramite un processo di sostanziale deregolamentazione e quindi appunto di sottrazione di elementi di garanzia e di garanzia anche per le minoranze nei confronti appunto del dibattito del Consiglio Comunale, perché il piano urbanistico attuativo sappiamo è un procedimento più complesso e articolato che poi anche in una fase successiva e quindi di concreto diciamo stesura dei progetti passa dal Consiglio Comunale. Questa invece variante presuppone, come dire, un inquadramento generale.